In caso di neve è bene ricordarsi tre o quattro piccoli accorgimenti che sono fondamentali. Chiaramente se nevica ci troveremo a mettere le catene in condizioni meteo molto diverse, non sotto una tettoia e all'asciutto, ma in mezzo a una situazione che metterà a dura prova i nostri nervi. Però anche un imbranato come me può riuscirci, come si può facilmente vedere in questa piccola dimostrazione nel giro di pochi minuti. Si prendono le catene con dei guanti, perché altrimenti ci si congelano le mani, si fa passare le catene dietro alla gomma, così, si prendono le due estremità e si collegano appositamente come è previsto appunto dal montaggio della catena e si inizia leggermente a sistemarle sulla gomma. Dopodiché si fissano i gancetti come prevede le istruzioni, si provvede a legarle dove è previsto nelle fascette rosse, generalmente alle due estremità, si inizia a tirare, si collegano all'altro gancetto e si fissano sulla barra gialla. A questo punto le catene sembrano un po' lenti. Bisognerà quindi fare alcuni metri con la macchina dopo averle montate sulle gomme anteriori da entrambi i lati e una volta che la gomma girando si sarà perfettamente adattata, riscenderemo un attimo e provvederemo a restringerle per percorrere poi definitivamente il tratto di strada che dobbiamo fare. In bocca al lupo.